Allora, per me il sistema della videosorveglianza è un modo per vedere le cose in una maniera nuova, perché sono convinta che se siamo in grado di vedere in maniera diversa, allora siamo anche in grado di pensare in una maniera nuova. E, le videocamere di sorveglianza in particolare producono una visione molto, molto specifica e allo stesso tempo una visione che non ci aspetteremmo. Quindi mi interessa, diciamo, questa convivenza tra uno strumento, un dispositivo altamente funzionale, che però è in grado di produrre immagini esteticamente anche molto interessanti. E credo che l'esperienza umana oggi sia quasi completamente visualizzabile tramite immagini, e quindi anche le videocamere di sorveglianza fanno parte, diciamo, di tutti questi dispositivi che ci circondano. E, in particolare le videocamere di sorveglianza fanno parte del cosiddetto Internet of Things, che è l'Internet delle cose, che sono tutti quei dispositivi che utilizzano il web per potenziare le proprie funzionalità. E, soltanto che il problema dell'Internet delle cose è che qualsiasi funzione è reversibile, quindi nel caso delle videocamere di sorveglianza, se noi siamo in grado di osservare, allo stesso tempo possiamo anche essere osservati, quindi diciamo che c'è questo rovescio della medaglia sempre. In più, diciamo, tutti i dispositivi che noi utilizziamo hanno dei sensori che si vanno poi a collegare a dei sensori che si trovano nello spazio pubblico, e quindi in un certo senso si può dire che noi pensiamo di utilizzare questi dispositivi, ma allo stesso tempo sono i dispositivi che invece vanno a utilizzare noi e i nostri dati. Quindi può diventare, no, un gigantesco dispositivo nel senso in cui lo intende Foucault. E ho iniziato a lavorare con le videocamere di sorveglianza perché mi sono sempre interessate le visioni delle macchine, quindi dispositivi differenti, appunto proprio perché penso che i dispositivi tecnologici meno usuali ci possano aiutare a vedere in maniera nuova, proprio perché non sono stati creati per fini artistici, quindi hanno tutta una serie di impostazioni anche automatiche, preimpostate, che se utilizzate in maniera anche erronea, sbagliata, possono poi portare a soluzioni interessanti. L'opera che ho presentato per il Reto Futuro si chiama Supervision e fa parte di una serie di immagini in cui vado a concentrarmi appunto sulle caratteristiche estetiche di queste immagini che raccolgo dalle videocamere di sorveglianza. E in particolare mi interessano due tipi di situazioni. O situazioni in cui succede, diciamo, qualcosa a livello fisico, quindi graffi, ghiaccio, acqua che si vanno a posare sulle lenti della camera, oppure situazioni in cui c'è qualcosa che non funziona a livello di software, quindi colori che non arrivano in maniera corretta, sfocature, e tutti altri problemi sia della lente, insomma, che del software. E in questo caso ho portato un paesaggio in cui appunto alla fine viene quasi meno la funzionalità della videocamera, perché è anche difficile andare poi a capire che cosa si sta osservando, che cosa c'è bisogno di controllare, ma appunto diventa un paesaggio altro, un paesaggio visto dalla macchina in cui ci sono questi quasi tramonti fluorescenti. È una campagna grigia e sfocata. No, in realtà ho sempre lavorato con l'immagine, mi interessa proprio lavorare con le immagini, però diciamo che scrivo in un secondo momento, quando finisco i lavori, per anche diciamo, capire esattamente quello che ho fatto. Invece, quando ho fatto un libro che è un'autoproduzione con queste immagini da videocamere di sorveglianza, e in quel caso avevo inserito dei pezzettini dei codici sorgente delle pagine internet da cui provengono queste videocamere, che erano dei pezzettini estrapolati, quindi appunto quasi poesia visiva, perché c'erano dei simboli, magari a volte l'indicazione del luogo dove si trova la videocamera e poco altro.